Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo la nostra preghiera con le parole del Salmo 94, il Salmo dell'invitatorio che apre la preghiera liturgica della Chiesa, la liturgia delle ore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti. Suo è il mare, Egli l'ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da questo salmo sale un'esclamazione che non è quella dell'uomo, ma quella di Dio. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. Il riferimento è quello ad un episodio del libro dell'Esodo, nel quale il popolo di Israele si ribellò verso il Signore, perché temeva di essere stato abbandonato da Lui, indurì il cuore. Cominciò ad avere nostalgia dell'Egitto, almeno lì aveva pane in abbondanza, aveva carne, aveva acqua, ma non aveva la libertà. Il popolo di Israele che non riusciva ad apprezzare la libertà e l'avrebbe volentieri barattata per qualcosa che avrebbe riempito il suo stomaco. Per questo il Signore dice: non indurite il cuore come a Meriba. E sembra dircelo ogni giorno. Infatti, la liturgia delle ore inizia con questo salmo, il 94, il salmo dell'invitatorio, così è chiamato. Ogni giorno il Signore ci chiede di non indurire il nostro cuore. Non indurirlo verso di Lui per essere capaci di ascoltare la Sua parola. Non indurirlo nei confronti degli altri, per non diventare sordi a quello che soprattutto chi è maggiormente nel bisogno ci chiede. Per questo, questa mattina, 1° aprile, ritorno a riflettere sul tema della carità. A volte il nostro cuore è indurito perché la vita ci ha provato e non riusciamo magari a guardare le esigenze degli altri. Tanti non sono aperti verso le esigenze del prossimo perché portano il peso e il segno nella loro vita di tante cose che sono mancate. Però stupisce vedere come tanta altra gente che nella vita magari ha sofferto la povertà ed è stata segnata anche dal dolore, è capace con quel poco che ha e nonostante le sue sofferenze di condividere. Quante volte mi imbatto in persone che hanno poco e sono capace di condividere quel poco che hanno. Perlomeno sono capace di condividere il loro tempo e le loro energie perché si mettono a disposizione del loro prossimo. Quante volte invece ho trovato delle persone tutte prese da se stesse, dal proprio io, che accampano sempre scuse per non poter dare tempo, energie e magari qualcosa di quello che hanno agli altri. Ci illumina
per far sì che il nostro cuore diventi più tenero, un brano dei Promessi Sposi, e poi ci illumina come un sole sempre la parola di Dio. Il brano del romanzo del Manzoni, sul quale voglio tornare questa mattina, è poco conosciuto. Si trova al capitolo 35 e dice che Renzo, il promesso sposo di Lucia, in cerca della sua amata alla fine del romanzo, quindi alla fine delle sue peripezie, entra nel lazzaretto di Milano e vaga in cerca del volto della sua sposa. Ad un certo punto si imbatte in un recinto che così descrive: già aveva il giovane Renzo girato un bel pezzo e senza frutto per quell'andirvieni di capanne del lazzaretto, quando tra i lamenti e nella confusione del mormorio cominciò a distinguere un misto singolare di vagiti e di velati. Ascolta vagiti, che sono dei bambini ovviamente, e velati, che sono di capre, finché arrivò ad un assito scheggiato e sconnesso, quindi un recinto, di dentro il quale veniva quel suono straordinario. Mise un occhio a un largo spiraglio tra due assi e vide un recinto con dentro capanne sparse, e così in quelle, come in un piccolo campo, non la solita infermeria, ma bambinelli a giacere sopra materassine o guanciali o lenzuoli distesi, e balie e altre donne in faccende. E ciò che più di tutto attraeva e fermava lo sguardo, capre mescolate con quelle e fatte loro aiutanti, un ospedale di innocenti quale il luogo e il tempo poteva andarlo. È straordinaria questa descrizione del Manzoni. Entra in questo recinto dove ci sono dei bambini i cui genitori sono morti per la peste, e sono lì a prendersi cura di loro, sono dei lattanti, delle balie e persino delle capre. Era, dico, una cosa singolare a vedere alcuno di quelle bestie ritte e quiete sopra questo o quel bambino dargli il seno, la poppa, e qualche altra a correre a un vagito come consenso materno e fermarsi presso il piccolo allievo e procurar d'accomodarsi sopra e belare e dimenarsi, quasi chiamando chi venisse in aiuto a tutte e due. Qua e là erano sedute balie con bambini al petto, alcune in tal atto d'amore da far nascere dubbio nel riguardante se fossero state attirate in quel luogo dalla paga o da quella carità spontanea che va in cerca dei bisogni e dei dolori. Mi fermo qui, la descrizione continua, e se potete ritornate su di essa, su questo stupendo capitolo 35 dei Promessi Sposi. L'immagine delle balie e delle capre che allattano i bambini mi fanno pensare alla carità, che, come dice il Manzoni, va in cerca dei bisogni e dei dolori. Non aspetta che questi vadano a cercare lui, ma si rende conto, come facevano queste donne e come facevano, cosa straordinaria, ma velata di una sottile ironia, le capre, che davano quello che avevano e si avvicinavano come madri a questi bambini avidi di allattarsi. Nella tradizione iconografica cristiana, l'allegoria della carità molte volte è stata materializzata in questo modo: una donna che allatta dei bambini, non uno solo, ma diversi bambini che ha tra le braccia e che magari sono attaccati alle sue vesti. Di solito la carità, che appare nelle allegorie insieme con la fede, che porta in mano una croce e il calice con l'Eucaristia, e la speranza, che porta con sé un'ancora, è proprio raffigurata così, come una donna che allatta. E in uno splendido dipinto dei primi anni del 1600,
conservato a Napoli nel Pio Monte di Pietà, il grande pittore Caravaggio, nel descrivere le sette opere di misericordia corporale, presenta un episodio dell'antichità romana, quindi pagano, nel quale una donna, una giovane donna, Pero, allatta suo padre. È una storia romana che dice che quest'uomo, Cimone, era stato condannato a morte per fame e sua figlia si introduceva furtivamente nel carcere per nutrirlo e per sfuggire alle guardie che l'avrebbero perquisita, lo allattava. Una carità che dà il latte. Ecco, sembra quasi dirci che dà qualcosa di se stesso. Cari fratelli e sorelle, in questo momento storico nel quale tutti quanti sentiamo il bisogno di qualcosa, di qualcuno, di maggiore libertà, sentiamo anche il bisogno di andare a cercare gli altri che hanno bisogno. Non rimaniamo chiusi su noi stessi. C'è una grande gara di solidarietà in tutta l'Italia. C'è una gara di solidarietà anche nella nostra diocesi. Il Piano delle Fosse è un luogo nel quale i volontari della Caritas, quelli della Protezione Civile, della Croce Rossa, del volontariato vincenziano, mescolandosi con altre persone, sono lì a far sì che la popolazione spezzi il pane con chi è nel bisogno. Ma quante persone, quanti imprenditori, quanta gente che vuole rimanere anonima dà quello che ha. Anche il gesto di qualche sera fa, quando per le strade deserte di Cerignola abbiamo sentito il rumore di trattori, ecco, abbiamo visto un gesto di carità. I nostri agricoltori che hanno sanificato con i loro mezzi la città. C'è bisogno di questa carità e c'è bisogno che tutti quanti noi facciamo la nostra parte. Per il credente la carità poi non è un optional. Per questo vi leggo le parole della lettera di Giacomo al capitolo secondo, che chiamano in causa la carità non per qualcosa di secondario nella nostra vita, ma come prova della nostra fede. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere in se stessa, è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Questa parola di Dio illumini la nostra giornata, perché la nostra fede sia evidente dalle opere e dalle opere di carità. Non preoccupiamoci di quanto diamo. Certamente ognuno dia secondo le sue possibilità. Preoccupiamoci di far sì che tutte le persone che passano accanto a noi non se ne vadano deluse. E non diciamo semplicemente: io non sapevo. Oggi nessuno può dire di non conoscere i bisogni dell'altro, i bisogni della città, della nazione intera. Ricordiamoci: mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. E affidiamo alla Vergine Santa di Ripalta questa nostra giornata, i nostri ammalati e l'intera popolazione della diocesi, perché in essa non risplenda solo la fede, ma anche le opere della carità, anzi, esse siano la prova di una fede sincera.
Vergine bella, madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita, ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo, dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, salute degli infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.